I temi dell'Expo sono assolutamente coerenti col nostro tipo di lavoro, di attività, di filosofia e, se vogliamo, di etica aziendale. Per i non piemontesi, spesso Monferrato e Langhe sono un po' la stessa cosa, vengono confuse. L'UNESCO ha riconosciuto un'unicità di questi territori, però c'è una bella differenza in realtà a viverli. Quella collina che vedete, che si chiama Cadodo ed è a Tuffo, una frazione di Cocconato, la nostra famiglia coltiva quella collina ininterrottamente dal 1650. La stessa famiglia, lo stesso cognome, lo stesso posto. Le Langhe sono più a sud del Monferrato, partono dall'Alvese e vanno a risalire. Sono questo territorio che ha una forte presenza vitivinicola, la zona di produzione del Barolo, la zona di produzione del Barbaresco, e anche qui i Bava hanno una presenza importante a Castiglione Falletto, dove hanno un'azienda. Come succede in natura, anche nelle vigne non buttiamo via niente. Gli scarti di potatura in realtà non sono scarti da buttare, vengono riutilizzati per concimare le vigne, insieme a stracci d'erba, insieme alle vinacce anche, e in alcuni casi a concimi sempre naturali. Quando uno coltiva bene le vigne, quando ha le vigne, quando ha i boschi, arrivano le api. Certo, a proposito di animali, abbiamo più di un apicoltore, le cui api frequentano abitualmente i nostri filari. Ovviamente tutto quello che mettiamo sulle vigne va a finire nel miele. Mangiando noi questo miele quotidianamente, dobbiamo anche tenere a mente che tutto quello che mettiamo sulla vigna ovviamente finisce sulle nostre tavole. Con la mia generazione, che è entrata negli anni 80, noi abbiamo rivoluzionato il sistema di botti e il sistema di affinamento. Il legno è uno strumento che affina e non solo contiene, e quindi si rinnova e deve essere cambiato nel tempo. Questo ha un uso di 4-5 volte, poi viene cambiato, e per questo il vino che invecchiamo in queste botti viene venduto dopo 5 anni, quindi che è estremamente morbido, i tannini danno morbidezza, sono vini a un livello di gusto, diciamo, pronti per l'eternità, quindi sono botti strumentali a migliorare il vino. Bava è attento anche a una tipologia nuova di senso che è l'udito. Dagli anni 80 abbiamo lavorato molto con musicisti e abbiamo capito che c'erano dei suoni compatibili coi gusti, quindi possiamo spiegare l'acidità di un vino con certi suoni, il corpo di un vino con altri, l'eleganza, la sinuosità, eccetera, eccetera. E questo con prove pratiche, con concerti e degustazioni.